Benvenuti alla quarta giornata del laboratorio Future Movie Factory. La tematica di oggi sarà la produzione televisiva, comunque broadcaster TV in generale. La tematica non è molto ampia, quindi 4 ore sono abbastanza ridotte per affrontarle in modo serio, però comunque è una base per iniziare e comunque avere un riscontro magari per laboratori futuri, comunque formazione futura. Il relatore di oggi è uno dei massimi, cioè massimi esperti comunque in Italia nell'ambito. Il curriculum è immenso, quindi andare a menzionarlo tutto, comunque consulente, cioè ha lavorato in Fininvest, consulente per Sky, Lionsgate, i vari canali tematici, insegna, cioè ho fatto vari master in Luis, ho collaborato con il Sole 24 ore. Menzionarli tutti è abbastanza dura. Sì. Sì. Va bene. Diamo inizio alla lezione e lascio la parola al nostro relatore. Siedo qua perché la scrivania mi terrorizza un attimo, stare tipo nella cattedra. Allora, vabbè, mi presento molto brevemente. Mi chiamo giusto di nome Tony di cognome, che insomma nella mia vita è stato un casino, perché ovviamente tutti prendono il cognome per il nome. Ho cominciato a lavorare per caso nel 79 nel mondo della televisione, perché ero uno studente universitario che cercava lavoretti così, e mi sono infilato in una TV locale di quelle che all'epoca nascevano, e diciamo mi è molto sono quelle cose che poi ti coinvolgono, alla fine sono rimasto dentro questo mondo. E molto per caso sempre mi sono occupato di stare in mezzo fra le necessità dei broadcaster e le necessità dei produttori, sia dal punto di vista, diciamo, della promozione che della programmazione, cercando di trovare sempre le formule e i meccanismi per fare in modo che alcuni progetti si realizzassero. Diciamo, quello di cui volevo parlarvi oggi era, io in genere per esempio alla Luis lavoro in coppia con un mio amico che insegna diritto d'autore, un avvocato, lui fa tutta la teoria bellissima, parte da McLuhan, poi arrivo io e gli smonto tutto, perché gli dico: bene, adesso che abbiamo raccontato la teoria parliamo dell'Italia, che diciamo è un pochino atipica rispetto alle teorie che si potrebbero applicare in altri paesi, diciamo, un po' più evoluti nel sistema audiovisivo. Quindi pensavo sostanzialmente di organizzare questo tempo che abbiamo a disposizione raccontandovi un po' la politica di tutti i broadcaster italiani e quelli principali internazionali. Dopo aver raccontato la politica, fare un paio di esempi di come fra il dire e il fare a volte c'è qualche differenza, e dopodiché concentrarci un attimo su come un broadcaster vorrebbe ricevere un progetto, perché purtroppo una grossissima carenza che c'è in Italia è che vengono presentati dei progetti che sono veramente irricevibili nella maggioranza dei casi, nonostante ci siano molte volte anche dietro delle buone idee, dei buoni concept di base. Quindi ho preparato proprio delle slide giusto riassuntive. Allora, broadcaster italiani. Allora, diciamo che ci sono tre grossi investitori sul mercato, che sono Rai, Mediaset e Sky. Diciamo che Rai è l'unica rete che di fatto rispetta una normativa legata alle quote produttive. Lo fa purtroppo attraverso un sistema consolidato di relazioni con soggetti che sono sempre i soliti, soprattutto sulle produzioni ad alto valore.
è organizzata in modo per cui la fiction transita da Rai Cinema e ha una ricaduta distributiva a volte dentro il 01, che è il braccio armato, diciamo, che si occupa della distribuzione cinema e un video, mentre invece la produzione non fiction transita direttamente da Rai attraverso le reti. Purtroppo già ai tempi di Sacca è stata, diciamo, azzerata la struttura che si occupava della produzione factual, quindi oggi la produzione factual è dispersa fra le reti, l'unica che ha un minimo di struttura e un responsabile Rai 3, che produce circa 12-15 produce, acquista, coproduce, preacquista 12-15 documentari l'anno per la prima o la seconda serata, dove riesce a investire delle cifre, insomma, dignitose, intorno ai 40-50 mila euro, diciamo fra i 30 e i 60 mila euro a seconda del progetto. Per quello che riguarda la vendita, diciamo, lasciamo un attimo da parte la fiction, perché ovviamente arrivare a vendere la fiction alla Rai è, diciamo, credo un po' troppo complesso per affrontarlo in questo momento. C'è la struttura di Quark, che comprende le produzioni della tutta la famiglia Angela, padre e figlio, che sostanzialmente acquisisce documentari con il diritto di tagliarli, estrarli, rimontarli in funzione dei programmi che loro producono. Ci sono poi le reti tematiche RAI, quelle che sono più attente alla produzione molto molto low cost sono, diciamo, una struttura di Rai Cultura e Rai Storia, Rai 5 per certe cose e per la realizzazione di magazine speciali anche Rai Movie, Rai 4, diciamo tutto il mondo tematico della Rai, su cui dopo ci soffermiamo un attimo più in profondità. Poi abbiamo il mondo Mediaset, che è un po' più, ha lo stesso tipo di complessità per quello che riguarda la produzione della fiction, è un po' più, diciamo, facile dal punto di vista factual, produce molto meno, ma è molto più facile presentare dei progetti. I valori sono inferiori a quelli della Rai, diciamo che è un documentario da un'ora che va su una delle reti generaliste, quindi Canale 5, Italia 1, Rete 4, diciamo che può valere fra i 20 e i 40 mila euro. Questo per darvi un'idea delle cifre su cui poi bisogna ragionare, perché poi ovviamente uno fa grandi progetti e si deve scontrare con la dura realtà. Il mondo Sky, allora il mondo Sky paradossalmente è l'unico, nel mondo Sky io metto dentro anche i canali pay che non sono prettamente di proprietà del gruppo Sky, è il gruppo che negli ultimi anni ha raddoppiato di anno in anno gli investimenti, ma in realtà questi investimenti sono sempre più dedicati alle mega produzioni di Sky 1, cioè X Factor, Masterchef, The Last of Top Model, tutte queste produzioni che sono sempre ovviamente in carico ai soliti noti, Fremantle, Magnolia, eccetera. È comparsa nel panorama Sky Arte, che ha dei budget veramente ridicoli, perché parliamo di 5-6 mila euro per una mezz'ora, 8-10 mila euro per un'ora, però insomma, come dire, è un attore in più che perlomeno è disponibile a ricevere progetti che le altre reti ricevono difficilmente, perché comunque quello che cercano è sempre un prodotto per un pubblico generalista e molto largo. Diciamo, il mondo Discovery, attraverso Real Time e D-Max, sono anche loro una realtà emergente del panorama italiano, cioè Real Time
probabilmente avete visto che è un canale fatto totalmente di produzione, molto prodotto d'acquisto, ma molto anche prodotto in Italia. Anche in questo caso loro sono in una fase di transizione, perché in passato diciamo che quasi tutto quello che andava sul canale veniva prodotto da Magnolia, adesso invece diciamo sono molto più disponibili ad ascoltare, attraverso il meccanismo del barter di cui parliamo dopo, anche produttori indipendenti. Parallelamente è nato D-Max, che è diciamo la versione maschile di Real Time, per semplificare, e in questo caso anche il canale tra l'altro in maggiore crescita in termini di ascolti, e anche in questo caso diciamo c'è una forte disponibilità, anche perché è una tipologia di prodotto che sul mercato è più rara da trovare rispetto a quello di Real Time, cioè di lifestyle su guardaroba, vestiti, fashion, arredamento ce ne ha tonnellate, di prodotti per maschietti ce n'è un po' meno, quindi diciamo sono un po' più disponibili ad ascoltare proposte. Il mondo della sette, una volta arrivato Cairo, è morto, cioè nel senso che fanno 6 talk show politici alla settimana, diciamo se fossi in un paese normale sarebbe una rete che farebbe 0 di ascolto, ma visto che la politica alimenta molto il dibattito, diciamo fra i vari Santoro, Piazza Pulita, Gruber e compagnia, tirano a campare, però sono tutte produzioni che o fanno in casa o fanno in questo caso attraverso i conduttori stessi dei programmi che si organizzano la produzione, quindi diciamo non c'è in questo momento nessuno sbocco. Forse sulla 7D, che è la, diciamo, la loro seconda rete, su un discorso di lifestyle legato in particolare al food, però diciamo solo per operazioni di barter, dove uno arriva con un programma già pagato a monte da uno sponsor, ti stanno a sentire, altrimenti direi che è un morto e sepolto. Viacom, una realtà piccola, però in passato ha lavorato molto con gli indipendenti attraverso Comedy Central, quindi tra l'altro hanno prodotto anche alcuni programmi fatti proprio con comici, stand-up comedian del sud Italia, sono proprio 2 testate legate alla comicità del sud dell'Italia. E poi attraverso le reti invece per bambini, Nickelodeon e Nick Junior, diciamo che sono anche disponibili sul lato dell'animazione, ma lì diciamo andiamo su un settore un po' più complesso che lascerei da parte. DJ, che diciamo il gruppo DJ che comprende anche la F, insomma sono quelle piccole realtà dove ci si entra un po', come dire, perché se conosci Linus riesci a presentare un progetto, se no è un po' più complicato, ecco, detta proprio. Allora, Fox è invece interessante perché utilizza molto la produzione indipendente come marketing puro. Non so se vi ricordate, 4-5 anni fa loro hanno lanciato un canale web che si chiama Next, che è stato tenuto a battesimo da Elio, dove hanno fatto confluire web series, progetti, shorts, eccetera. Diciamo che è stato molto usato come marketing, adesso che ha un po' finito il suo effetto trainante, l'hanno un po' abbandonato. Però diciamo che comunque le web series che in qualche modo cavalcano l'attualità, non dico la cronaca, però perlomeno l'attualità dal punto di vista del costume, per loro sono elementi di attenzione, quindi in questo caso sono sempre abbastanza disponibili. Il gruppo Turner, che è Cartoon Network, Boeing, Cartoonito, programmi per ragazzi, hanno fatto negli ultimi anni un paio di programmi, fra cui quello di maggior successo è stato i Bau Bau Boys, che erano praticamente questo gruppo di ragazzini che faceva un po' le incursioni tipo le Iene nei canili, si occupava delle adozioni dei cani, quindi insomma
curato e creato un po' come se fosse una specie di squadra speciale, con la macchina, lo scritto, con le scritte, con le divise, eccetera, no? Un po' cosa paramilitare animalista. E vabbè, questa è quella dopo. E, diciamo, loro lavorano molto su progetti che sono un po' sponsorizzati a monte, però quindi assolutamente disponibili ad ascoltare. Poi c'è il gruppo RCS che attraverso Digicast produce Dove e Lei per Sky. Anche qua, diciamo, sostanzialmente, diciamo, lei produce 2-3 programmi di lifestyle ogni anno, legati sempre ad arredamento, giardinaggio, cibo, insomma, queste, diciamo che è un po' un real time di serie B, per fare una brutta sintesi, mentre invece Dove, ovviamente che è legato alla rivista, è un canale di viaggi, quindi in questo caso programmi di viaggi, però parliamo comunque di programmi sempre con, cioè il loro livello di budget di acquisizione è sempre intorno ai 4.000 mezz'ora, 7.000 un'ora, quindi diciamo non possono, salvo rari casi, essere gli unici terminali per un progetto. Cioè, diciamo che sono un progetto magari ha bisogno di più canali di vendita per andarsi a coprire. Poi, per carità, si riescono a fare anche programmi dignitosi con 6-7 mila euro, però è ovvio che devono essere molto, cioè, bisogna creare delle situazioni particolari. Poi, vabbè, c'era XN, che è il canale del gruppo Sony. Loro sostanzialmente cercano due tipologie di programmi, uno da mandare alle 23 dove si vedano le tette e uno da mandare alle 20 dove ci sia comicità demenziale, quindi tendenzialmente rubacchiano cose dal web, le impaginano con un paio di più o meno comici che dovrebbero far ridere e ci sono questi clip uno dietro l'altro. Anche qui i costi, cioè budget di acquisto, sempre, come dire, abbastanza ridicoli. Se diamo uno sguardo invece al, come dire, se usciamo dal nostro guscio italiano, che è una cosa che vi inviterò a fare più volte, diciamo, ho messo qui alcuni canali che lavorano molto con diciamo concetti italiani o con autori o registi italiani o su script italiani, magari trovando formule di coproduttive dove, non so, qualcuno mette il regista, qualcuno mette, insomma, diciamo, trovando delle formule miste che comunque danno uno sfogo, diciamo, alla nostra necessità di creare qualcosa, perché se siamo qui penso che quello che lega tutti è il fatto di avere una passione, una volontà di in qualche modo far parte di un processo creativo che alla fine genera un'opera, una proprietà intellettuale. Per esempio Canal Plus. Canal Plus, faccio una premessa, poi la cito in un'altra slide. In una ricerca di ottobre dell'anno scorso di Nielsen America, il brand più conosciuto, diciamo fra i brand più conosciuti in America, quello che ha maggior positività nella ricezione è diventato il brand Italia. Cioè ha superato Coca-Cola, Microsoft, Exxon. Quindi se voi andate in America vedrete che tutti i ristoranti hanno un nome, anche se lo aprono due pakistani, ma il ristorante il nome ce l'ha italiano, si chiama Pasta da Mamma Rosa, poi uno entra e sono indiani, pakistani, cioè ce l'ha qualunque, però diciamo, il brand Italia è un brand molto forte. Questo vale molto anche per i francesi. E, tra l'altro i francesi hanno un pubblico, soprattutto quello di Canal Plus, che diciamo un po' l'equivalente, diciamo, sarebbe l'equivalente del pubblico di Sky, un po' meno becero, per fare una sintesi. È collegato a te, la vecchia te che più Canal Plus?
Canal Plus era la proprietaria della vecchia Teleplus. Sì. E loro hanno vari bracci armati, di cui uno in particolare che si chiama Gedeon, che è stato costruito per coprodurre con l'estero, quindi riceve progetti da vari paesi, fra cui l'Italia, e c'è una grande attenzione al brand Italia declinato in tutti i modi, cioè quindi il fashion, il design, il food, la storia, la politica, il gossip, la dolce vita, cioè un po', noi siamo un serbatoio di storie straordinarie, e quindi loro sono un buon terminale, per esempio, per un autore che deve però, poi vediamo questi passaggi, deve collegarsi a una struttura produttiva per andare a presentare un progetto nella sua interezza, perché è una cosa che proprio al broadcaster gli fa girare le palle a 100.000, e quando arriva l'autore dice: ho avuto questa idea meravigliosa, e tu dici: bella, ma chi la produce? Boh, ecco, già, cioè proprio lo cancelli dalla rubrica. Lo stesso Antenna 3 di Barcellona, Antenna 3, diciamo per affinità elettive, loro, diciamo, la Spagna è in una situazione più o meno come l'Italia, però loro hanno, essendo la televisione catalana, ha molte sovvenzioni statali. Lì la televisione è organizzata che diciamo ogni area c'ha una struttura che si chiamano televisioni autonomiche, per cui c'è quella di Valencia, quella di Barcellona, quella dei Paesi Baschi, e ricevono discreti finanziamenti, parte dei quali devono essere investiti in coproduzioni europee. Quindi in questo caso ci vuole qualcosa che parla della Spagna, ma onestamente, essendo stata l'Italia un paese di transito per spagnoli, francesi e chiunque altro, trovare delle liaison per proporre dei progetti che in qualche modo coinvolgano Spagna e Italia non è molto complicato. NHK, che è la TV giapponese, loro sono sostanzialmente dei pazzi, cioè loro adorano, cioè per esempio leggevo che l'anno scorso hanno fatto allo stadio di Tokyo, l'hanno proiettato su Spiria, e 60.000 biglietti sono stati venduti nei primi 10 minuti in prevendita, perché loro adorano l'horror italiano, soprattutto l'horror gotico anni 70-80, quindi Bava, Fulci, Argento, fino agli splatter tipo Deodato, eccetera, per loro è proprio materia calda assoluta. Adorano il progressive italiano, quindi gruppi tipo PFM, Area, infatti dei gruppi assolutamente, sì, gruppi assolutamente, come dire, qua ormai dimenticati, che appartengono sicuramente più alla mia generazione che alla vostra, lì fanno i tour sempre pieni così. E poi ovviamente c'hanno il mito della moda e del design italiano. Loro hanno solo un problema, che già l'alta definizione è un po' da pezzenti, meglio se si lavora in 4K, perché loro tecnologicamente sono 5 generazioni avanti. Quindi diciamo produttivamente lavorare per loro è costoso, perché vogliono un prodotto qualitativamente straordinario, però pagano anche di conseguenza. È un mercato in cui è un po' difficile entrare, però sostanzialmente c'è un'agenzia a Parigi che si chiama una roba tipo Tokyo Broadcast qualcosa, che fa da tramite per i progetti da presentare ai broadcaster giapponesi. Channel 4. Allora, Channel 4, faccio, perché mi leggo poi una cosa di cui parleremo dopo. Channel 4 è una rete molto strana e fondamentale nella storia della televisione, nella storia della produzione indipendente. Cioè, che succede? Che a un certo punto l'Inghilterra, verso la fine degli anni 90, era come l'Italia oggi.
cioè c'erano alcuni attori, diciamo la BBC più ITV e altre reti private, che appaltavano delle produzioni, quindi loro diventavano proprietari di tutti i diritti, di tutta la proprietà intellettuale, tentavano di venderle all'estero, i produttori facevano progetti molto localizzati perché il primo obiettivo era l'audience, e in particolare, diciamo, si lavorava molto sul prodotto che era sì fiction telefilm, ma in realtà era più versante soap telenovelas, insomma, diciamo, era un po' una fiction, diciamo, come quella della Rai di oggi, tanto per essere. Quindi le esportazioni erano inesistenti. Diciamo che, essendo un paese da punto di vista, come dire, della capacità civile di risolvere i problemi un po' più evoluto, hanno fatto una piccola rivoluzione alla fine degli anni 90 e BBC e le altre reti in maniera minore hanno creato questa rete, Channel 4, che oggi ha 600 milioni di sterline di budget, non può acquistare e non può appaltare nulla, può solo coprodurre o preacquistare. Quindi cosa è successo? Che questa roba ha messo in moto una macchina da guerra, perché nella logica del preacquisto e della coproduzione non coprivano tutto il costo, coprivano il 60-70%. Quindi il meccanismo qual è stato? Che i produttori sono dovuti diventare imprenditori, cioè io c'ho Channel 4, mi copre il 70%, l'altro 30% me lo devo andare a prendere all'estero. Quindi se devo andarlo a prendere all'estero devo fare una serie che sia vendibile all'estero, non posso fare Nonno Felice, perché Nonno Felice non me la compra nessuno. Devo fare Utopia, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vederla, è un po' l'hit in questo momento di Channel 4. Questo ovviamente ha avuto due effetti. Uno, che le aziende audiovisive che lavoravano in Inghilterra erano più di 1.000 e sono diventate 400, perché quelle, la fuffa è sparita e alcune si sono unite. Ma l'effetto che ha avuto è che l'export dell'audiovisivo è passato in 15 anni da 10 milioni di sterline a 3 miliardi e 100 milioni. Quegli aumenti significativi. E questo, tra l'altro, sarà è un elemento del rinnovo del contratto Rai che ci sarà alla fine del 2015. C'è un'ipotesi portata avanti da Giacomelli, che è l'uomo di Renzi che si occupa della Rai, di creare nel corso di 5 anni una entità italiana che in qualche modo riprenda il modello di Channel 4. E altro non me ne ricordo. Prendo questa che faccio prima. Arte, allora, Arte per esempio lavora con alcuni produttori italiani, quindi è molto facile da raggiungere. Tra l'altro Arte c'è un prodotto che è di interesse di Arte, ha per tutta una serie di diciamo, relazioni consolidate, gode di una certa facilità nell'avere i finanziamenti di Medià. Diciamo che Medià è nato sostanzialmente per sostenere l'operazione franco-tedesca di Arte, poi da soldi un po' all'Italia purtroppo molto pochi perché i progetti vengono presentati molto male, ma diciamo che Arte è molto attenta al sociale, all'arte, cioè diciamo i prodotti un po' più concettuali su Arte possono avere uno sfogo. Poi ci sono le due reti in lingua tedesca, ZDF e tedesca ORF, che è quella austriaca. Vale il discorso della Spagna, cioè
cose che in qualche modo, io parlo, sto parlando del mondo factuale, perché sul mondo fiction ne facciamo un piccolo excursus dopo. Cose che in qualche modo coinvolgano tutti e due i paesi sono sempre molto ben accolte. Vabbè, la Svizzera italiana è facile, però la Svizzera italiana ha un budget molto piccolo, perché anche se noi abbiamo nel nostro immaginario la Svizzera italiana è una nazione, la Svizzera italiana sono 97.000 famiglie, quindi è come se fosse una media, piccolo media città italiana, e quindi i budget sono di conseguenza. Infatti la Svizzera è sempre una specie come la tredicesima. Faccio una cosa per l'Italia, la vendo anche la Svizzera, l'ho preso la tredicesima, ecco, mettiamola così. Fare una cosa solo per loro è un po' complicata. Poi ho messo NTV, che sono i russi. I russi, ovviamente, quello che gli piace dell'Italia sono le Ferrari, le Lamborghini, la moda, le lampade di Artemide. Quindi bisogna fare delle cose un po' volgarotte, ma loro sostanzialmente... Il problema con loro è farsi pagare dopo, ecco, però... Diciamo. Poi, diciamo, parallelamente ai russi c'è anche il mercato dei cinesi, che lavora attraverso dei produttori che non stanno in Cina. Diciamo che ci sono alcune, diciamo, sono espressioni della, di CCTV, la rete di Stato cinese. Però, diciamo, sono entità indipendenti, stanno a Londra e negli Stati Uniti, e anche loro, devo dire, ricevono con grande disponibilità progetti, soprattutto nel caso di progetti legati al fashion, al design, eccetera, soprattutto se sono già sponsorizzati totalmente o in parte a monte. Questo giro era per dirvi che, insomma, il mondo è molto vario e forse non vale la pena, in una fase di transizione, la chiamiamo ottimisticamente così, del nostro paese, concentrarsi solo sull'Italia. E infatti diciamo che fra le dichiarazioni di intento dei broadcaster, perché quando uno va alla Sky ogni tanto fa delle presentazioni, alcune reti come Discovery fanno dei pitch con i produttori, l'ultimo per esempio mi sembra l'hanno fatto a Firenze, quindi loro danno l'annuncio che verranno due, non so, direttori di produzione da Londra, i produttori italiani si iscrivono, vanno e loro gli raccontano che cosa vogliono, che cosa cercano, come devono essere fatti i loro documentari, e tutto molto bello. Poi, insomma, poi c'è la teoria e poi ovviamente c'è la realtà. Diciamo che per esempio il mondo Sky, che in questo momento forse è, rispetto alla produzione indipendente, tolti i vari X Factor eccetera, e tolta la fiction tipo Gomorra o Romanzo criminale, che tanto quella la fanno i soliti, Catley e compagnia, cioè non la fanno certo fare a un piccola casa di produzione indipendente. Diciamo che loro hanno due, secondo me, due problemi in questo momento. Uno è quella un po' tipica di tutta la nostra televisione, dell'autoreferenzialità, cioè tendono a parlare tantissimo di se stessi, che è una cosa che limita in qualche modo la veicolazione del prodotto su altri mercati, perché è ovvio che se Sky Arte fa una serie su, fa il mese dedicato a Ligabue, invento, e vuole una cosa su Ligabue, cioè quella roba lì uno la fa per Sky Arte, punto, poi sì, ce l'ha, ma a chi la venderà mai nella vita? E l'altra cosa, che in realtà è il vero limite, è che loro prendono tutti i diritti, anche quelli che non utilizzano, che, diciamo, da un punto di vista di normativa europea non si potrebbe fare, ma essendo in Italia lo fanno e se ne sbattono.
cioè sostanzialmente loro prendono per esempio anche i diritti del VOD, l'esclusiva sul VOD e sul home video, e quindi se io faccio il famoso una cosa su Ligabue, perché c'è il mese di Ligabue, che potrei vendere in VOD tramite iTunes o Chili o TeamVision e mettere in allegato in una rivista, non posso farlo, perché loro, anche se quei mezzi non li usano, comunque li prendono con una formula che non è che prendono quei diritti, perché questo legalmente non possono farlo, ma si sono inventati una roba italianissima con un termine inglese che è holdback. Cioè io non la compro, però voglio essere protetto verso quel diritto. Si capisce qual è la differenza, però diciamo formalmente gliela fanno passare. Diciamo che la cosa che fa veramente incazzare del mondo Sky è, in particolare non mi rivolgo, nel mondo Sky mettiamo dentro i canali pay, è l'incapacità dell'authority di gestire correttamente l'applicazione delle normative europee e italiane sulle quote di produzione degli ultimi 5 anni, quote europee, eccetera, soprattutto sui canali minori, dove i canali minori si chiamano Disney, non è che si chiamano Teletuscolo, perché, non so se avete letto, l'authority la settimana scorsa ha dato a Disney la possibilità di non rispettare le quote europee, perché Disney ha detto: io non posso rispettare le quote europee perché la produzione di animazione in Italia fa cagare, detto proprio in sintesi. E l'autorità ha detto: c'hai ragione, cioè, che è una cosa, come dire, da far venire veramente la pelle d'oca. Cioè, anziché difendere il settore dell'audiovisivo italiano, a Disney che arriva e dice: guarda, io vorrei non rispettare la quota perché fate schifo, e l'autorità gli ha detto: ma c'hai ragione, non rispettare la quota. Questo purtroppo, questo di Disney è proprio eclatante. Gli altri non le rispettano, non lo dicono neanche, nessuno le controlla. Quindi diciamo, siamo nel solito meccanismo all'italiana, che ci sono delle regole meravigliose, ma siccome non c'è nessuno che le fa rispettare, nessuno le applica. Un classico. Quindi diciamo, il mondo Sky in questo momento ha, secondo me, due terminali per quello che è la produzione indipendente o la produzione dal basso, che è quella di Sky Art e Sky Cinema, cioè magazine speciali per prodotti per Sky Cinema a sostegno della loro programmazione cinematografica, torniamo all'autoreferenzialità, o prodotti per Sky Arte che possono andare da musica, arte, costume. Devo dire che Sky Arte ha un approccio molto pop e quindi non è Rai 5, che è una roba da martellarsi le palle, perché cioè, vuol dire, proprio la Rai cultura, quella, sembra che non ci sia stato un buco nero e dagli anni 80 siamo finiti nel 2014 senza accorgersene. Cioè Sky Art parla di graffiti art, musica rock, video arte, cioè quindi c'è la possibilità di proporre anche cose, come dire, un po' più interessanti piuttosto che il rapporto fra il barocco italiano e l'architettura siciliana, ecco, cioè queste cose bellissime, per carità, però personalmente... Anche Rai 5 fa questi programmi, molte volte sono molto simili, solo che rimandano di notte molto tardi, fanno i concerti, documentari cose... Sì, perché siccome la Rai, dunque la Rai è un po' come la Democrazia Cristiana di una volta, ci sono le correnti, no? Allora la Rai 5... c'è il direttore che è D'Alessandro, che è uno molto old style, poi però lui ha un vice direttore che è Paolo Giaccio, che non so se voi conoscete, ma era con Arbore, conduceva il primo programma radiofonico assieme a Massarini, il primo programma. Allora alle 23 il direttore della rete diventa Paolo Giaccio, quindi Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, A Go Go, fino alle 7 del mattino, quando il direttore torna ad Alessandro. Cioè, no, è che devo... Ma sono sempre le 3 di notte,
Esatto. No, diciamo, registratelo, non so cosa dire. No, poi volevo fare, come dire, parlando del discorso della RAI, saltando quindi da Sky Arte alla RAI, diciamo che la RAI tutti gli anni fa delle meravigliose dichiarazioni di apertura nei confronti... Però nel 2013, qui poi vabbè lascio il PDF se a qualcuno interessa, diciamo nel 2013 la RAI ha deciso di rinnovare praticamente tutta la produzione che c'era in corso, quindi ha rinnovato La Grande Famiglia, che aveva perso il 5%, pare 1.600.000 spettatori, ma fa niente. Ha rifatto Provaci Ancora Prof 6, che era sempre aveva perso ascolto. È stato fatto il seguito di Tutti Pazzi per Amore, che si chiama Arrivata la Felicità, che ha fatto passare la fascia dal 22,8% al 16% di share, ma aveva detto anche che avrebbe dato finalmente, Rai Fiction avrebbe dato spazio alle donne e ai giovani. Allora, siamo alla fine del 2014, nella produzione della Fiction Rai non c'è un'autrice donna, una regista donna e uno che abbia meno di 40 anni. Quindi, il problema della RAI è che anche queste cose, no? Sempre un po' il fatto del controllo, no? Cioè, si dice una cosa, poi non è che qualcuno bussa e dice scusami, ma tu l'anno scorso avevi detto che... No, non succede assolutamente nulla. Però, diciamo, in termini generali, io credo che se quello che è la vostra intenzione, no? Perché penso che voi siate qui per questo, è quello di provare a lavorare, a mettere in piedi delle strutture che generino, come dire, dei contenuti da veicolare verso i broadcaster, sicuramente, diciamo, Rai e Mediaset non sono i vostri terminali. Se lavorate sul fronte del factual, magari le reti digitali di Rai e Mediaset possono essere un terminale, perché diciamo che come in tutte le cose c'è un percorso, io non so se alcuni di voi, magari non, io scusate, non vi conosco e magari alcuni di voi hanno già prodotto un film per Canale 5, io non lo so, ma diciamo tendenzialmente... Non staremo qui. Tendenzialmente è un percorso dove non è che a uno, anche se ha una fantastica idea, la prima volta gli si fa produrre chissà che cosa. Cioè è un percorso, diciamo, un po' diluito nel tempo, fatto di vari passaggi dove si comincia come sempre, si fa una cosa, poi se ne fa un'altra un po' più grande, poi si costruisce una credibilità rispetto alle persone o alla società che racchiude quelle persone, e dopo, cioè, onestamente, se arrivasse da me uno di voi con un'idea meravigliosa, io direi sì, ma vai a parlare alla 20th Century Fox per fare questo film, non venire tu, perché se tu mi proponi un film meraviglioso che però ha bisogno di 15 milioni di budget, non te li posso trovare io e non li trovi tu, devi accettare il fatto che all'inizio devi mediare, non puoi pensare... Cioè una... Adesso se vogliamo andare un attimo nel discorso della... Cioè prima dicevo che i progetti in Italia vengono presentati male, diciamo, sono stato molto morbido nella... Cioè i programmi in Italia non si sa, i progetti in Italia non si sanno presentare. Cioè, i progetti sono, allora dunque, un po' di aneddotica, quelli che arrivano e dicono, vi giuro, mi è successo, c'è un progetto bellissimo, ma non so se posso dirlo, se non me lo copiano. Dico, ciao, grazie. Quelli che dicono, portano un progetto, ma questo progetto, perché ovviamente uno mi porta un progetto e gli chiedo, qual è la finalità, il terminale di questo progetto, lo vedi più... Ah, non lo so, perché io non guardo la TV perché mi fa schifo. Grazie, ciao, arrivederci. Quelli che arrivano e dicono, guarda, ho avuto un'idea bellissima, papà, si fa così, eccetera, eccetera, ma il budget quant'è? Boh.
ciao, arrivederci. Cioè, nel senso che il broadcaster o, diciamo, il terminale, in questo caso noi parliamo del broadcaster, non può fare il lavoro che deve fare il produttore che viene a proporre il programma. E in Italia molti purtroppo si aspettano che questo venga fatto dal broadcaster, cioè arrivano col foglietto. Allora, in questo caso uno proprio, come dire, inficia anche la sua futura relazione, perché quando richiama magari mi dà della Madonna, però uno dice, oddio, è quello che arriva col foglietto, no? Come diceva Freccero, libera i Doberman, cioè perché non, cioè, c'è proprio la trafila di gente che ti fa alla fine perdere tempo, dove la bontà del progetto viene seppellita dalle rotture di palle che vengono generate da un approccio. Quindi sostanzialmente io la cosa in termini pratici che vi consiglio è: un progetto va fatto per una rete, non si fanno i progetti che poi si volantinano fuori dal supermercato. Cioè, il progetto per Discovery deve essere un progetto per Discovery. Poi, se la stessa idea la voglio presentare a Rai Storia, la riscrivo per Rai Storia. Cioè, il broadcaster deve ricevere una cosa dove ci devono essere degli elementi fondamentali, che sono: perché la porti a me? Perché è coerente con la mia linea editoriale, è coerente con la mia, con l'immagine che voglio dare, che valore aggiunto mi dà, cioè mi aumenta l'ascolto, mi dà una forza di comunicazione rispetto a un evento, mi aiuta a fare marketing, cioè qual è il valore aggiunto che mi dà il tuo progetto rispetto al suo? Me lo devi spiegare tu, mica posso saperlo io. Mi devi presentare un piano finanziario ed economico. Che quanto costa? 100. Sì, ma questi 100 come? No, 100. No, ok. Allora, piani finanziari sono: me ne servono 5 fra un mese per fare lo sviluppo, me ne servono 10 fra 2 mesi per fare la preproduzione, poi me ne servono 25 fra 4 mesi, cioè non 100. Perché se 100 la risposta è no. Cioè, non ti do il valore, ma nessuno a qualunque livello di produzione dal documentario, cioè questo è il modello RAI, che non funziona ancora con la RAI, funziona un po' con Mediaset, ma è destinato a sparire. Il costa 100, ti do 100. Cioè, i soldi sono finiti, ce ne sono pochi in giro, ce ne siamo accorti tutti, quindi la presentazione di un piano economico e finanziario è fondamentale, ma anche perché dà un'idea di professionalità dell'azienda che propone il progetto. Perché presuppone che ci sia a monte qualcuno che ha fatto anche un lavoro di organizzazione, che ha fatto una timeline, che è capace quindi di dire al broadcaster: guarda, giro le prime cose fra 3 mesi, te le faccio vedere, le commentiamo insieme, poi questa, la post-produzione la faccio qua, quindi qui farò la grafica e magari condividiamo insieme se la grafica va bene. Cioè, costruisco un meccanismo che è fatto degli strumenti che, diciamo, i produttori degli altri paesi usano normalmente: il piano economico, il piano finanziario, la timeline di produzione. Poi, in un progetto, diciamo, l'ideuzza di una pagina va benissimo come sommario del progetto, non come progetto. Cioè, questo è il progetto e qui c'ho un abbozzo di sceneggiatura del, o, come dire, un soggetto già più evoluto. Se ci sono dei talent che voglio coinvolgere, non avere paura di mettere i nomi. Cioè, secondo me questa cosa la dovrebbe fare Kevin Costner. Se mi dai i soldi metto Kevin Costner, ma se non me li dai troveremo. Però ti do l'idea, cioè io capisco che lì ci vuole uno che abbia quella, che in qualche modo rappresenti quel tipo di personaggio. A parte che se si trovano i soldi, vi assicuro che Kevin Costner prende l'aeroplanino e viene, perché viene a fare la pubblicità della Valle Verde, quindi... Cioè, purtroppo per noi sono molto più
sono molto più professionali ed è molto più facile accedere a talent esteri che agli talent italiani. Cioè, gli italiani si attirano come chissà che cosa. Tu scrivi alla gente di Kevin Costner e dici: vorrei fare 3 giorni di riprese a Roma nel mese di aprile del 2015, e lui ti risponde: sì, guarda, no, non è da fare, cioè è già impegnato, oppure sì, potrebbe qui e qua. Vuole l'albergo, vuole l'aereo, vuole $100,000 al giorno, il vento, non lo so. Poi lui viene e fa 8 ore a disposizione come idraulico, non è l'Arcuri, che no, cioè non mi muovo, voglio la parrucchiera, c'ho il codazzo, il seguito, quando mi muovo in albergo, l'albergo è per 12 perché ho l'amica, l'amichetta, il parrucchiere, il manicure e tutto il resto. Cioè, Arcuri che vi incostano, costa meno che vi incostano forse. Questo quando farete dei progetti importanti. No. Sì, però hai capito, c'è stato il periodo d'oro, immagino abbiate seguito, della RAI, dove venivano imposti attori e attrici, chiamiamole, che alla fine costavano come prendere degli attori professionisti, che peraltro sono anche in Italia, non è che bisogna prenderli per forza dall'estero. Sono un po' viziati, però diciamo stanno uscendo da un periodo di vacche magre in cui anche loro hanno preso un po' di schiaffoni e quindi diciamo si stanno adattando. Sui progetti. Come, scusa? È possibile dare un'occhiata a un facsimile di un progetto, non lo so? Sì, io non so, chiedo a... come possiamo fare? Posso mandarvi, avete una mail, vi mando delle cose e poi voi le condividete? Sì, allora domani sì, mattina quando torno... Ok. Scusi, per quanto riguarda la 3, il caso la 3 per l'attenzione dei social network e YouTube, il canale YouTube, da noi c'è il caso dei Nirchiop che sta avendo sempre più successo, proprio per quanto concerne questa politica anche adottata dalla 3, dello sviluppo, dell'accentuazione di questo fenomeno di YouTube. Più si hanno visualizzazioni su YouTube, più si potrebbe accedere a questo mondo, insomma. No, beh, allora, dunque, il meccanismo di YouTube è un meccanismo, fra virgolette, virtuoso, nel senso che c'è un meccanismo interno di YouTube sull'advertising che funziona in base alle visualizzazioni, cioè se supera un certo numero di visualizzazioni e sono affiliato al programma YouTube, prendo uno sputo per ogni visualizzazione, ma se da quella visualizzazione qualcuno entra nel banner pubblicitario che c'è, diciamo, sulla destra in alto, quello che compare sul video, li comincio a prendere, mi pare, 20 centesimi. Quindi, quelli tipo Yotobi, per citare un blogger abbastanza famoso che viaggia sulle 600.000 visualizzazioni, lui sicuramente si porterà a casa non cifre straesagerate, però qualcosa arriva. In realtà queste operazioni delle web series su YouTube sono, diciamo, operazioni promozionali di se stessi e della produzione il più delle volte. Cioè, farsi notare per poter lavorare in sé. Lo faccio per, poi difatti alcuni, come si dice, alcuni ce la fanno, no? Perché alcuni poi finiscono nell'home page del Corriere, finiscono su Fox e quindi lì girano soldi più importanti. Però, per esempio, siccome il mercato italiano è un mercato comunque molto limitato in termini numerici assoluti, ma in termini di utilizzo di internet, perché noi abbiamo una rete che fa pena, quindi diciamo, cioè, metà Italia
adesso magari per voi sembra assurdo, ma ci sono delle zone d'Italia dove pensare di vedere un video di YouTube è impossibile perché c'è ancora la connessione a 54K e arriva il GPRS che credo non esista più se non in India. E, producete in inglese. Cioè, producete in inglese, automaticamente passate da 30 milioni di potenziali ascoltatori a 6 miliardi. Conviene produrre in inglese, anche con l'accento pugliese, ma conviene produrre in inglese comunque. Cioè, tanto gli indiani producono in inglese, non è che parlano proprio un inglese, cioè, sembrano delle macchiette, ma... Comunque io avevo un po', come dire, fatto la lista della spesa del come si fa il progetto, e, che era sostanzialmente, allora come dicevo, ogni progetto è dedicato al broadcaster, la prima cosa che il broadcaster deve sentire è l'hai scritto per me, quindi non è il famoso sto volantinando fuori dal supermercato a tutti quelli che passano, sei venuto da me perché hai scritto una cosa per me. Seconda cosa, quindi rispetto a quel broadcaster spiegare perché lo sto portando a te. Allora, ho analizzato la tua linea editoriale, fighissima, bellissima, allora siccome io ho un'idea che credo che sia molto legata a quella che è la tua idea editoriale, ho pensato di portarti questo progetto che ho elaborato partendo dallo studio della tua linea editoriale, di quello dei contenuti del tuo canale. E già uno dice, beh, cazzo, sto qua, sei impegnato almeno, no? Cioè, prima di sapere di cosa parliamo, c'è un atteggiamento positivo, sia che sia una cosa, un incontro, sia che sia un progetto ricevuto, diciamo, via mail o per posta. A questo punto racconto il progetto, perché il mio progetto è figo, perché è originale, perché c'è dentro quest'idea. Questo vale per fiction, per factual, per lifestyle, per qualunque cosa. Dopodiché ti dico, guarda, allora io ho pensato che per produrlo al meglio probabilmente ci vorrebbero questi soldi. È possibile, altra cosa importante da dirgli è, il barter lo lascio alla fine, dice guarda, io ho pensato che probabilmente è possibile coinvolgere questi sponsor perché vado a girare questa cosa a Taranto e allora c'è, che ne so, la TP di Taranto che probabilmente potrebbe mettere a disposizione gli alberghi, la logistica, invento. Poi giro siccome devo girare con una macchina, penso che Nissan o Ford potrebbero darci la macchina. Cioè ti do un'idea che comunque se tu fai questa cosa, siccome ogni broadcaster ha dietro una concessionaria pubblicitaria per campare, ti do comunque un'idea che, come dire, non è una cosa astratta, ma che ho già pensato al fatto che possono... come dire, ci sono dei mezzi per abbattere i costi. Dopodiché ti dico, guarda, a fronte di questi costi, a fronte di queste possibili riduzioni dati degli sponsor, o comunque a fronte di alcuni sponsor che per la tematica del programma potrebbero essere interessati a entrare, un programma d'arte in genere a sponsor istituzionali tipo l'ENI, le banche, non è che le banche lo sponsorizzano, daranno dei soldi alla rete, però io comunque te lo evidenzio nel progetto. Dopodiché ti faccio una bella piano di la prima stesura del progetto, non ha bisogno di un piano dettagliatissimo, però ti devo dire quanto serve e più o meno questa necessità finanziaria come deve essere erogata. Dopodiché ti posso dire, guarda, sono disposto anche a farlo come coproduzione, come preacquisto, certo se gli dici sono disposto a farlo come coproduzione devo avere le spalle grosse, perché se lui mi dice fighissimo, entro il 50%, te devi trovare l'altro 50%, però ecco, quindi sempre misurare le parole.
Dopodiché, diciamo, in genere i progetti si chiudono con una breve biografia di chi, del team, quindi l'autore è Pinco Pallo, che ha già scritto, il regista è il produttore esecutivo, è Tizio che ha fatto queste altre cose. Lì si mente spudoratamente, tanto non controlla nessuno. No, però insomma, diciamo, se uno deve essere credibile o plausibile, insomma, poi è ovvio che ognuno dà alle cose che ha fatto il peso che lui ritiene giusto dargli. Un'altra via, diciamo, e oltre nella parte che riguarda i possibili sponsor, eccetera, anche, dipende ovviamente dal tipo di progetto, eventuali altre forme pubblicitarie come brand placement o product placement, insomma, dipende ovviamente dal tipo di progetto, però dargli anche una paginetta di analisi delle opportunità commerciali che può generare la realizzazione del progetto che viene presentato. Ma in questa fase bisogna andare dal contattato così non so. No, ma che secondo me serve a dare un'idea, no? E dire, siccome solo un'idea, io senza faccio un contatto reale, insomma. Sì, faccio il giro della Puglia, il giro gastronomico della Puglia, quindi mi serve una macchina. Mi serve una macchina, può essere una Ford, una Fiat, poi dopo ci penserò a trovarla. Sì, ho capito, cioè, poi dopo si verifica sul campo se il progetto viene accettato, esatto, si verifica gli sponsor. Deve essere ovviamente plausibile. Questo certo. Nel caso, diciamo, classico in cui si presenta un progetto e per avere, come dire, finanziamento da parte del broadcaster in vari modi. L'altra modalità che sta prendendo piede adesso ed è molto milanese per un fatto contingente, che le agenzie di pubblicità stanno quasi tutte a Milano, è quello di fare prodotti, e in questo caso si fanno tantissimi prodotti per il web, per esempio, già coperti dal centro media o da un cliente. Cioè, adesso, per esempio, ho sentito che stanno realizzando una serie di 12 episodi da 5 minuti di Nonna, non mi ricordo, che è sponsorizzato da, scusate, non sono molto preparato, da una cosa che serve per la lavatrice, non so bene, e allora c'è Nonna, non mi ricordo, che dà tutti i consigli della nonna, quindi come si fa a smacchiare una roba, come si fa, eccetera, eccetera, e poi alla fine dice, poi quando la lavatrice usi questo affare qua. Questo è pagato dall'agenzia, l'agenzia ha fatto un piccolo bando, credo, per... loro in genere lavorano con bandi di concorso, ha scelto un progetto e quindi questo progetto è pagato dall'agenzia e poi l'agenzia che va a real time e gli dice, senti, io ho fatto questo progetto qua, ti do anche qualche soldino, me lo mandi in onda, però diventa un problema dell'agenzia. Poi invece ci sono produzioni un po' più complesse che stanno un po' a metà, cioè che sono o lo sponsor, però lo sponsor mi dice sì, io ti do i soldi se mi dai quella posizione in quella rete. Cioè, se metto tanti soldi voglio ovviamente una posizione importante nel palinsesto di una rete importante. Quindi facciamo l'esempio di un caso reale. Mercedes voleva produrre un programma sull'arte e diciamo era disposta a mettere 500.000 euro sulla produzione di questo, una specie di X Factor dell'arte, chiamiamolo, e ha detto sì, io ce li metto, però voglio il preserale di Rai 2 o il preserale di Italia 1, perché se va su Sky Arte, che anziché avere 3 milioni di telespettatori ne ha 10.000, io non ti do 500.000 ma ti do 20.000, cioè
è tutto proporzionale ovviamente al GRP, al numero dei contatti, eccetera. Quindi lì inizia un valzer sfinente e infinito che è: parlo con la rete, cerco di convincere, la rete dice sì, però io te lo metto lì, però se te lo metto lì mi devi mettere il talent, cioè il classico di Rai e Mediaset, no? Se io te lo metto la mattina, certo, se tu me lo fai presentare da Raul Bova te lo posso mettere alle 19. Raul Bova vuole 18 fantastigliardi di paper dollari per fare quella roba lì, allora vai da Mercedes e gli dici: guarda, non bastano perché vogliono... E quello dice: beh, no, io questi c'ho. Quindi comincia tutto un lavoro diplomatico abbastanza sfinente, però poi alla fine a volte si riesce a tirare le fila. Sono molti, per esempio, su Real Time adesso si sta muovendo verso una situazione in cui la maggior parte dei programmi sono pagati dagli sponsor. Quindi Real Time, che è oggi una, diciamo, una rete molto preziosa per il target che ha, perché ha responsabili d'acquisto, 25-45 sono, diciamo, il target più pregiato in assoluto, perché sono quelle che poi al supermercato decidono se prendere una cosa o un'altra. Addirittura una policy che è: tu mi porti il programma già pagato e mi porti il 30% del valore in spot pubblicitari e io, tendenzialmente, se non è una schifezza, ti mando in onda. Perché anche grossi gruppi come Discovery in questo momento di flessione drammatica della pubblicità si sono inventati, stando in una posizione ovviamente di forza del loro marchio, questo meccanismo che gli permette da un lato di risparmiare soldi, dal lato di incassare soldi come pubblicità, allo stesso tempo fanno contenti i produttori, perché comunque il produttore il programma lo produce anche se non viene pagato dalla rete, ma viene pagato dallo sponsor. Quindi diciamo meccanismi, brand placement, product placement, barter, cioè tutti i meccanismi che non si rivolgono più al broadcaster, ma si rivolgono al broadcaster come terminale solo per la messa in onda, sono in grande evoluzione, perché diciamo i centri media, le agenzie di pubblicità detengono ancora un potere economico, e nell'ottimizzazione delle risorse, che sono oggi sempre meno, accorciano la filiera. Cioè, accorciano la filiera vuol dire che anziché investire nella rete che poi sponsorizza la cosa, che poi la dà da fare a Tizia, la produco io, la do alla rete, ho il controllo dei costi. Nessuno mi può, fra virgolette, la rete non mi può raccontare che costa 1000 una cosa che paga 100 e io non ho gli strumenti, a questo punto l'ho prodotta io, so che costa 100. Quindi mi rendo conto che è molto complicato, ma lo dico da... Io, anche se sono nato a Milano, 17 anni che vivo a Roma, e a Roma di agenzie pubblicitarie ce n'è veramente poche. Questo è è proprio parte dell'area milanese dove sono concentrate l'80% delle agenzie di pubblicità. Quindi, però, diciamo, molte di queste bandi, chiamiamoli, o notizie che riguardano la ricerca da parte del mondo pubblicitario di contenuti da sponsorizzare per il web o per le reti, si trovano su internet, ci sono vari siti che raccolgono un po' la news sulle varie agenzie dal punto di vista della produzione sia di spot che di programmi di questo tipo. Sì. Diciamo che in questo momento siamo in un momento in cui tutti si vendono qualunque cosa pur di lavorare, quindi
Diciamo che le case, allora, non so se vi avete avuto sentore, ma le case di produzione, allora, le storiche case di produzione di spot televisivi, Filmaster, cioè, sono non in crisi oltre, perché se vedete spot televisivi sono, allora, innanzitutto si rifà lo stesso spot magari per un paio d'anni. Poi una volta facevo lo spot e chiamavo Ridley Scott come, e facevo quegli spot che costavano 7 milioni, cioè gli spot delle automobili erano, avevano sempre registi. Adesso Paintbox, CGI, faccio tutto in computer grafica, metto la macchina che si muove in una città, due modelli sconosciuti che devono solo sorridere così, per 50.000 euro ho fatto lo spot. Quindi queste mega strutture tipo Filmaster sono passate da avere centinaia di dipendenti e collaboratori a doversi molto ridimensionare, perché il mercato, poi era un mercato che era totalmente fuori, non so come dire, fuori listino, fuori, cioè era, cioè, il costo di uno spot rapportato a una produzione era 50 volte, no? È vero che lo spot deve, in realtà deve racchiudere in 30 secondi quello che uno in un programma, cioè Tinto Brass una volta a una, mi ricordo dove, ha detto che lo spot sta al film come la poesia sta al romanzo. È sembrato un po' eccessivo, però in realtà mi pare una buona sintesi. Come? La BBDO fa solo foto? Fotografia? No, allora io non conosco benissimo il mercato delle agenzie pubblicitarie, perché lavoro molto, principalmente con broadcaster e produttori, soprattutto di cinema, quindi no, vivo un po' di riflesso. Però credo che sì, diciamo, le grandi agenzie come la BBDO fanno di, immagino che non abbiano una policy diversa dalle altre, quindi diciamo, tanto ormai il 90% del mercato è in mano a 10-12 agenzie, sempre quelle, insomma. E il caso di Maccio Capatonda? Maccio Capatonda, non so sì, se sì, lo sì, sapete. Cioè, adesso sta terminato la lavorazione di un film, cioè è un caso che parte dal YouTube, dalla rete, è arrivato a Maccio Capatonda sul grande schermo, cioè lì come lo vede questo fenomeno? No, allora, sì, lo vedo come un passo che, come dire, che premia una, come dire, un personaggio in sé come personaggio, è un'idea, è una volontà che alla fine produce un elemento che è un film. Per carità, ben vengano tutte queste cose, ma non la considererei, come dire, l'esempio, cioè, perché poi alla fine questo sarà un film che resterà un film italiano, che avrà una distribuzione faticosa, perché i film indipendenti, in particolare indipendenti italiani, hanno una distribuzione al cinema molto complicata. È un passaggio, poi vuol dire, lì la capacità è dire, bene, adesso che sono partito da YouTube, che ho fatto il film, qual è lo step successivo? Non è fare un altro film, perché l'altro film andrà probabilmente peggio, cioè fare un film, scusami, simile, non fare un altro film, fare un film simile, perché poi tutti a un certo punto quando arrivano a fare il film, cioè vabbè, c'è un orgasmo, cazzo, ho fatto il film, finalmente, ho visto il mio nome scritto lì, e adesso basta, cioè non può succedermi qualunque cosa. E lì comincia la rovina in genere. Quindi è
dopo cosa succede? Come la porto fuori questa cosa? Cioè, è sempre il passaggio dopo quello... Cioè, fare un film oggi... Allora, parliamo un attimo, perché credo che molti abbiano poi il mito del fare il film. Allora, adesso io lavoro con una casa di produzione di Milano che si chiama For Dark, che fa film non per l'Italia, fa film di genere per venderli su YouTube, su iTunes in America, Canada, Giappone, fa film horror, splatter di genere. Loro fanno un film perfetto con 400.000 euro. Perché quello, cioè, se giri con le RED o giri in elettronica, in HD, cioè non è che ti serve più la pellicola, lo sviluppo, le cose, cioè sono un gruppo e gli attori, loro girano in inglese, vanno a un'agenzia di Londra, l'agenzia di Londra gli dà degli attori anche italiani, ma certificati che parlano inglese perfettamente, perché loro ovviamente producono non per l'Italia. Allora, loro fanno un film, ti dico, hanno prodotto anche film con 250.000 euro, quindi 250.000 euro, se hai l'amico che conosce l'azienda che ha un problema di tasse da pagare, che ti mette 100.000 per il tax credit, 50.000 te li dà la banca, cioè non è impossibile produrre un film. E poi hai prodotto il film e... inizia il dramma della distribuzione, dove, cioè, alla fine distribuirlo è la vera perdita, non è il guadagno, a meno che tu, cioè, poi quando mi capita nei convegni c'è sempre qualcuno che si alza e dice sì, ma Paranormal Activity è costato 25.000 dollari e ha incassato 400 milioni di dollari, sì, però uno... Poi e ci sono purtroppo altri 10.000 che non è finita così. Quindi il film, cioè per esempio una buona strada di passaggio che si usa molto nei paesi anglosassoni è quella di fare un bel corto di 10 minuti e mandarlo ai festival. Cioè fare un bel corto di 10 minuti non ha il costo di film, ma all'interno del mondo degli operatori comunque ha una sua visibilità. E anche, fa molto curriculum. Ultimamente forse è meglio fare una web series rispetto a... O fare una web series, per esempio. O pensare a fare anche operazioni cross... web series con degli elementi che arrivano da Facebook, dalla parte social. Fare per esempio, come dire, le social series, cioè io lancio una cosa e la continuazione mi arriva, come dire, dalla parte social, che mi propongono delle continuazioni che io posso attaccare se sono coerenti, e quindi costruisco un prodotto creato in maniera sociale, diciamo, con i contributi esterni, dove io mi occupo solo di raccordare i pezzi che mi arrivano da fuori se sono coerenti con la storia. Cioè ci sono, quindi il limite è veramente la vostra fantasia, e su questo io proporrei una pausa sigaretta. Dopo volevo parlarvi di un'altra cosa che era la scrittura.